Troppi incidenti che vedono coinvolti i pedoni, soprattutto nei pressi degli edifici scolastici, nelle ore di ingresso e uscita degli alunni. È di solo pochi giorni fa la notizia della maestra investita sulle strisce pedonali di Via Fermi a Pesaro. Un evento spiacevole accaduto sotto gli occhi dei bambini che si apprestavano ad andare a scuola. Situazioni simili di pericolo si sono verificate anche nel quartiere di Villa San Martino, dove la preside dell'istituto comprensivo ha inviato una comunicazione ai genitori degli alunni per invitarli a una maggior cautela. Visto e considerato che da un'osservazione e anche dal confronto con alcune famiglie che hanno contribuito comunque a portare avanti questa riflessione con la scuola, si è deciso che era ora di emettere una circolare da condividere con tutto il personale, con tutti i genitori, con tutta l'utenza, quindi, per prestare attenzione quando si vengono a prendere o accompagnare i bambini, perché spesso il rischio di incidenti è fra diversi genitori o diverse persone che utilizzano l'accesso alla scuola. Quindi questa circolare nasce proprio da una riflessione condivisa e dall'idea che attraverso una buona condotta si possono ridurre i rischi che nascono da spazi che a volte non si possono cambiare. Quindi la circolare nasce in una logica di regolamentare, ma anche di far riflettere sul rispetto di quello che sono le norme, che quindi aumentano la tutela e la difesa di tutte le persone, in particolare dei bambini. È vero quello che si dice nella comunicazione, dove appunto c'è questa difficoltà, però uno va, anche io sono sempre qua perché ho due ragazzi disabili, quindi comunque andiamo piano, cerchiamo di uscire piano, ma spesso capita macchine che si infilano, che entrano, escono, quindi si deve andare piano, bisogna stare attenti. Sì, è un po' pericolosa perché bisogna stare attenti, ci sono molte macchine che passano visto il via vai delle scuole, però c'è sempre un carabiniere o un vigile che monitora il tutto. La comunicazione invece? La comunicazione è giusto che l'hanno inviata, così almeno si sta anche un attimino più attenti. È un tratto da tenere sott'occhio sicuramente. E sulla comunicazione invece cosa ne pensa? Scelta giusta? Sì, sicuramente sì, dai. È sempre una cosa molto utile riuscire a comunicare, no, tra noi e la scuola, un po' sì. Istituire la cosiddetta zona scolastica per aumentare la sicurezza nei pressi degli edifici scolastici, lo dichiara il portavoce di Pesaro 30, Andrea Pirozzi. Allora, la zona scolastica in sé è una misura di rispetto dove viene vietata la circolazione delle auto negli orari di entrata e di uscita, quindi lì il problema degli incidenti si risolve proprio totalmente a monte, perché solo lo scuolabus può entrare, oppure i residenti possono uscire, entrare ovviamente. E noi come Pesaro 30, ovviamente puntando alla riduzione della velocità in tutto l'ambito urbano, puntiamo alla riduzione degli incidenti e alla gravità degli incidenti, quindi zona scolastica è una misura tranchant sulla zona della scuola, ma la riduzione della velocità in tutto l'ambito urbano è comunque un metodo, un modo per ridurre l'incidentalità e la gravità degli incidenti. Proveremo nei prossimi mesi a proporci a noi come interlocutori, ma in realtà cercheremo di coinvolgere anche altre associazioni, ci proporremo col comune per provare a fare delle sperimentazioni, cioè insomma provare magari in una, due, tre scuole contemporaneamente, fare una settimana di sperimentazione. La zona scolastica, ma come tante altre cose, deve cambiare la mentalità delle persone. Oggi siamo abituati a portare il figlio a scuola, io ho due bambini, a portare il figlio a scuola fino proprio vicino al cancello magari. Ecco, bisogna cambiare, magari lo porto a 300 metri e gli ultimi 200 metri li faccio a piedi. Ecco, non è nulla di diverso da quello che già succede in tante realtà europee.